Allora, oggi si fa una ricerca aurifera a Crepa. Questa è una roccia perfetta per trattenere l'oro. È perfetta perché è una roccia levigata e quando ci sono le piene i massi arrivano, picchiano, rotolano e vanno via. E la crepa rimane protetta. Quindi noi adesso cercheremo di aprire queste qua e vedere cosa c'è dentro. Mentre in altri sassi, in altre crepe, che avevo spiegato in un altro video, dove la roccia non è così bella liscia, levigata, ma è si sbriciola, quelle sono trappole sconsigliate, perché sono trappole in cui quando arriva un masso spacca la roccia, spacca la crepa e tutto quello che c'è dentro viene portato via dalla corrente. Incrociamo le dita. I strumenti per le crepe sono... Quando voi pulite una crepa, dopo è difficile raccogliere, perché non è che avete una paletta o qualcosa del genere per tirare fuori il materiale. Quindi si cerca di fare una piccola superficie dove poi con una scopetta, mi passa una scopetta Luca? Qualsiasi. Dove con una scopetta voi pulite e raccogliete. Quindi si potrebbe usare un pezzo di plastica, si posiziona così, voi fate finta che la crepa è aperta, pezzo di plastica, poi con la scopetta buttate sul materiale che va qua dentro, oppure usate la testa di una bottiglia di plastica, ci fate un beccuccio, la potete piegare e infilare nella crepa che avete già aperto e fare lo stesso lavoro, raccogliete e poi svuotate nella batia. Questo è un piccolo trucco o metodo per raccogliere il più possibile quello che si forma dentro. Qua invece potete vedere un po' di arnesi, quelli più generici, classici, dal setaccio classico per separare i sassolini che si trovano dentro, o anche proprio il muschio, per pulire il muschio si usa la griglia. Questi qua servono per pulire la crepa, proprio fare una scopata, pulirla bene. Questi qua sono tutti degli strumenti piccolini, anche lo spazzolino per pulirla proprio nelle fessure più strette. Questi qua per cercare di andare all'interno dove non si riesce ad aprire, cucchiai, sempre per lo stesso uso, nel tirare fuori dove non si riesce a aprire oltre di più la crepa. Palottini stessa cosa, la paletta idem, sempre per crepa pulita si fa così. E la mazza e il piccone, insomma il chiodo, serve per martellare, far leva e aprire la crepa e vedere cosa c'è dentro. Questi a grandi linee sono gli strumenti basilari, generici, alcuni adottati, carini, come questo qua. E adesso andiamo avanti. Olè.
andiamo a esplorare un po' il nuovo torrente. Vediamo se troviamo altre zone buone per le crepe. Queste sono zone buone per le crepe. L'unica cosa, io queste qua le non le faccio perché sono verticali, cioè sono buone perché l'acqua passando per così potrebbe aver caricato qualcosa dentro in alcuni punti, però sono verticali, vuol dire che quando la apre, magari con la fortuna che ho, se c'è dentro qualcosa mi cade dentro nel fiume. In tempi remoti c'è stata una piena e il fiume dove siamo noi era più 20 metri, quindi più 20 metri è stata una cosa impressionante. Fine, i primi 1900, fine 1800, adesso precisamente non lo so. Quindi 20 metri c'è là una pianta, potrebbe essere lì, quindi l'acqua arriva lì, tutto qua sopra. Cioè siamo dentro una pozza fatta di una venatura gigante di quarzo. Vedi? E guarda qua. Questa, guarda, una venatura. La vedi? Guarda com'è netta. Qua mica devi venire con una tuta da su. E che venatura è questa qua? Secondo te di ferro o cosa? La cosa strana è che non trovo materiali pesanti, ma neanche di origine umana. A parte che siamo in alto, quindi su di qua è raro forse, però quindi probabilmente non è il punto giusto dove si sono depositati i materiali pesanti. Adesso ho trovato questo campione qua, che è da pulire sicuramente. C'è dentro una piccola venatura di quarzo proprio sull'attaccatura. Qua c'era un altro tipo di materiale, si è aperta, poi è stata lisciata dal rotolamento del fiume, levigata. E la cosa carina, interessante, che poi sarà da pulire qualche maniera per togliere questa, chiamiamola, patina di ossido, e vedere se è pirite questa qua sotto. C'è del giallo, dovrebbe essere pirite, oro no, però pirite.
e potrebbe essere pritiorifera. Se fosse pritiorifera, il torrente che abbiamo scoperto, che ha scoperto Luca, è aurifero, quindi per la stagione 2020 abbiamo un bel posto. Per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina. Ci vediamo al prossimo video, se avete qualche commento scrivete sotto che vi rispondo volentieri. Ciao a tutti, alla prossima!